giugno del TG Bellunesi del Mondo. Passiamo subito alla prima notizia. Viaggio a Matmark il 3-4 settembre per il 45esimo anniversario della catastrofe. L'Associazione Bellunesi del Mondo organizza un viaggio in Svizzera a Briga e a Matmark in occasione del 45esimo anniversario della catastrofe del 30 agosto del 1965, dove morirono 88 operai, di cui 55 italiani e ben 17 bellunesi. Sono invitati superstiti, parenti e conoscenti delle vittime, autorità e soci ex migranti. Passiamo a un'altra notizia, Festa dei Popoli 2010, c'è posto anche per gli immigrati. La Festa dei Popoli vuole proprio offrire una possibilità di incontro a diversi gruppi di immigrati presenti in provincia. La manifestazione vuole creare uno spazio di dialogo tra le diverse culture e tradizioni di popoli. Essere diversi per colore della pelle, per lingua, per condizione sociale, non vuole dire essere nemici. Le differenze possono essere superate e diventare occasione di arricchimento reciproco e non di conflitto e tensione. Qualcuno ha insinuato che i bellunesi sono nemici degli stranieri in generale, ma sono amici di uno straniero particolare. A dirà la battuta, bisogna dire che l'incontro bellunesi con gli immigrati si costruisce concretamente nei rapporti quotidiani, scuola, lavoro, quartiere, tempo libero. Passiamo ora a un'altra notizia. Situazione insostenibile. A Belluno una forte voce unitaria dal Triveneto per porre rimedio a una situazione insostenibile che rischia di far morire il nostro giornale e tante altre voci. Due recenti disposizioni governative che hanno dimezzato i contributi alla stampa dell'immigrazione e hanno aumentato pesantemente le tariffe postali stanno mettendo in forse il futuro del nostro giornale e di innumerevoli altre testate. Alcune pubblicazioni sono già state sospese perché gli aumenti, intervenuti senza preavviso dal 1 aprile, sono incompatibili con i bilanci già approvati. Per questo l'ABM ha chiesto e realizzato a Belluno, con la determinante collaborazione dell'Amicolo del Popolo e di molte altre realtà del Triveneto, un convegno che ha visto non solo una massiccia partecipazione, ma anche una significativa concordia che ha portato al documento unitario che riportiamo. La grave situazione economica europea richiede a tutti, senza esclusioni, inevitabili sacrifici, ma si attende che il governo, magari tagliando spese inutili per stampati non richiesti che finiscono nel cestino, non faccia morire voci tanto attese che con amore legano l'Italia a tanti figli lontani. Il documento unitario di associazioni, sodalizi, enti e società editrici di giornali e pubblicazioni in provincia di Belluno. Associazioni, sodalizi, enti e società editrici di giornali e pubblicazioni in provincia di Belluno, dopo l'ampio confronto di lunedì 17 maggio, uniscono le voci in questo documento unitario per chiedere al governo di ripristinare le agevolazioni postali, strumento di vitale importanza per non mettere a rischio il futuro di tante voci del territorio che dal 1 aprile, senza preavviso, sono costrette a pagare tariffe anche di 5 volte più alte di quelle agevolate. Per domandare ai parlamentari e agli amministratori di tutti gli schieramenti di sostenere questa richiesta, per invitare enti e istituzioni ad assumere ogni utile iniziativa a far comprendere la rilevanza del problema, per sensibilizzare tutta l'opinione pubblica circa una questione che riveste grande significato in fatto di libertà, di informazione e di espressione, ma anche per la stessa operatività e capacità di servizio di tante associazioni. In particolare associazioni, sodalizi, enti e società editrici di giornali e pubblicazioni in provincia di Belluno. Chiedono che venga riconosciuto il ruolo cruciale dell'informazione locale per il territorio a cui fa riferimento a livello culturale ma anche economico e sociale. Chiedono che nell'ambito della necessaria razionalizzazione della finanza pubblica si proceda a tagliare innanzitutto le spese che hanno minor valenza strategica rispetto al settore dell'editoria e dell'informazione. Chiedono che la riforma delle attuali agevolazioni postali segua un riordino complessivo del sistema delle provvidenze per il settore dell'editoria, in cui le pubblicazioni di eminente carattere culturale, sociale e di servizio informativo non siano confuse con altre pubblicazioni di natura più tipicamente commerciale o senza radicamento territoriale. Chiedono che si considerino con attenzione le conseguenze economiche di tagli indiscriminati che potrebbero produrre, in termini di occupazione e produzione di ricchezza, un ammanco superiore al valore di ciò che si vuole risparmiare. E infine auspicano che la trattativa tra governo, Poste Italiane e rappresentanti degli editori possa quanto prima giungere a una positiva conclusione, liberando dalle attuali gravi difficoltà le pubblicazioni distribuite tramite Poste Italiane.
Belluno 18 maggio del 2010. Ora passiamo a un altro articolo, il pianeta Buzzati nella biblioteca ABM. Nella riunione del consiglio direttivo del 29 aprile, il giornalista Dino Britta, per molti anni dirigente della nostra associazione, ha presentato il volume Pianeta Buzzati, un prezioso documento donato alla biblioteca dell'ABM dalla presidente del suo comitato di gestione, Esther Riposi. Si tratta di un corposo libro, tirato in 1300 copie su carta a mano e pubblicato poco dopo la morte del grande giornalista e scrittore bellunese. Si compone di pagine del suo diario, riproduzione di articoli, foto d'epoca e alcuni scritti di un Dino Buzzati, in parte inedito, che lo stesso relatore ha messo in risalto con arguzia e felice esposizione molto apprezzata dai presenti. A Padova si è tenuta la riunione associazioni Trivenete Dunaie. Lo scorso 19 aprile, a Padova, ospitato dall'Associazione Padovani del Mondo, si è tenuto un costruttivo incontro tra le associazioni trivenete aderenti a Dunaie, l'Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigranti, cui aderisce anche l'ABM. Dopo il saluto della Presidente dei Padovani, Ani Ceglio, il Presidente Franco Narducci ha riassunto l'obiettivo della riunione per una migliore conoscenza reciproca e per un'analisi dei problemi delle associazioni anche nei confronti delle istituzioni. Non è mancato ringraziamento all'assessore regionale uscente Oscar Rebona. Ogni associazione poi ha illustrato programmi e progetti operativi per il 2010. Passiamo ora a un'altra notizia. Il sorgo turco mais a Belluno dal XVI secolo. Antonio Maresio Bazzolle, nel possidente bellunese, scrive che i primi grani del sorgo turco furono portati in provincia di Belluno da Odorico Piloni, padre dello storico Giorgio. Forse qualche altro può averli portati prima, ma di certo chi li coltivò in grande scala fu all'inizio del XVII secolo Benedetto Miari. Un'altra notizia dalla nostra corrispondente Valentina Pezzino. Se sei italiano, resti italiano. L'Italia è parte di te. È questo il profondo attaccamento alla terra d'origine che prova Valentina Pezzino, bellunese al 100%, che da 2 anni vive e lavora negli Stati Uniti. Nei numeri a seguire, Valentina ci renderà partecipi del suo mondo di emigrante e diventerà la nuova nostra giovane corrispondente negli Stati Uniti. Passiamo ora a un altro argomento, il terzo corso per la produzione dei formaggi in Paranà. Tra febbraio e marzo 2010 si è svolto il terzo corso per il miglioramento dei formaggi nella regione del sud-ovest del Paranà in Brasile. Tale iniziativa rientra nel programma delle famiglie Mezzomo, italiane e brasiliane, affinché i gemellaggi siano fonte di scambi economici, tecnologici e commerciali. Il corso, tenuto dal professionista Battista Attorni, ha mirato a far conoscere e sviluppare nuove tecnologie produttive, in particolare della mozzarella e del formaggio maturo, prodotti da sicuro avvenire e sui quali scommettere. Ma quali sono le aspettative per il Veneto e per il bellunese? ABM e il gruppo economico commerciale, con l'ingegnere Emilio Dalle Mule, in accordo con la provincia di Belluno, nella persona dell'assessore Ivano Fauro, sta elaborando un progetto che prevede la costituzione di un consorzio caseario in cui i produttori conferiscano ad un centro di distribuzione i loro prodotti. I vantaggi si tradurrebbero in vendita di macchinari, costituzione di società e proficui sbocchi commerciali. Una nuova notizia, l'immigrazione nelle scuole. Si è conclusa a fine aprile l'iniziativa rivolta alle scuole secondarie dei bellunesi, dedicata agli interventi sulla storia dell'immigrazione e su esperienze di vita. In ogni scuola si sono tenuti 2 incontri. Il primo prevedeva l'intervento di uno storico, il secondo la proiezione del DVD Un popolo di ambasciatori, i veneti nel mondo, corroborato dalla testimonianza diretta di un immigrante o ex immigrante. Dagli incontri emerge chiaramente come le nuove generazioni non abbiano più un contatto diretto con il fenomeno dell'immigrazione. Le famiglie sono stabilizzate in provincia e le vecchie generazioni stanno progressivamente scomparendo. L'edizione di giugno del TG Bellunesi nel mondo volge al termine. Un saluto da Valentina Savi. Se volete vedere le precedenti edizioni, visitate il nostro sito www.bellunesinelmondo.it e se volete contattarci, mandate una mail all'indirizzo di posta elettronica giovani@bellunesinelmondo.it. Alla prossima!